Dybala, l'affetto della gente vale tantissimo me. MOU lo applaude. È stata la sua notte. Il ricordo del mondiale vinto in Qatar, il gol vittoria coronato con una lunga corsa sotto la curva sud e i complimenti di José Mourinho a fine partita. In 49 minuti disputati all'Olimpico contro il Genoa, Paulo Dybala ha regalato alla Roma l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, ma ancora una volta rende ancor più evidente quello che sempre più sta diventando un dato di fatto: con lui in campo la squadra di Mourinho viaggia ad un'altra velocità. Sono 8 i gol della Gioia dal suo arrivo nella capitale. Quello di stasera invece è stato l'11esimo realizzato contro il Genoa in tutte le competizioni, seconda vittima preferita dopo l'Udinese. Festeggiato in un modo speciale, il numero 21, dopo aver fatto esplodere di gioia i 60.000 romanisti presenti allo stadio. Ha indossato un cappello da baseball con la scritta BZRP dedicato ad un suo amico producer. A fine partita l'argentino ha prima ringraziato i tifosi per l'affetto dimostrato, l'amore della gente è arrivato prima di essere campione del mondo. L'affetto vale tantissimo per me, il riconoscimento di oggi sarà indimenticabile. Prima della gara infatti, Paolo aveva ricevuto una targa consegnata da Lorenzo Pellegrini a nome della squadra per celebrare la vittoria della Coppa del Mondo. Dybala però non sembra sazio e, anzi, mette subito in chiaro le cose: lotteremo su 3 fronti. La Coppa Italia è un nostro obiettivo, abbiamo la squadra per farlo e sono solamente 3 partite. In campionato ci sono squadre più forti di noi, ma possiamo lottare. Poi c'è anche l'Europa League che è molto importante. Non so dove arriveremo, ma i nostri obiettivi sono chiari. E pensare che la Gioia non è ancora al top della forma, spero di arrivare presto al 100%. Ci sono tante partite consecutive ora, a volte è difficile mettersi in forma con gli allenamenti. Puoi farlo solo giocando le partite, non c'è tempo per allenarsi. Per celebrare il ritorno al gol in maglia giallorossa non accadeva dal 9 ottobre contro il Lecce, Paolo ha scelto di regalarsi la prima corsa da protagonista sotto la curva sud. Uno scatto carico di significato, che l'argentino ha sognato più volte di compiere durante i 20 giorni trascorsi in infermeria prima di essere convocato per il Qatar. La ciliegina sulla torta invece l'ha messa José Mourinho che, senza giri di parole, ha ammesso il ruolo cruciale che il numero 21 riveste nel suo scacchiere tattico, è un giocatore che rende la squadra e l'allenatore più bravo. Ci sono tecnici che hanno 4 a 5 giocatori come lui. Noi non ne abbiamo né 7 né 8. Con Dybala la musica è diversa. Difficile dargli torto.